Ci eravamo lasciati alla fine del secondo dei quattro Questa step gente è strana, necessari ma fanno male solo a se all'ottenimento stessi o dello a quel bruciore. scudo Flame Forse of the dovremmo lasciarli in Firewalk. pace. Il terzo step L'incendio è quasi prevede tra noi, l'utilizzo di un Portia. fiammifero un Ma pochetto appena ne particolare. parlate, tuo figlio Per prende prima la cosa, parola. giratevi qui sulla destra, troverete un armadietto da aprire dove Devo troveremo portarlo un alla sua nano. ritrego nel Southern Bene, Shire praticamente e dovremo incenerirlo offrire in con le fauci sacrificio della questo grande bestia meccanica che sventurato vivrà. poveretto, ma non qui. Dovremo tornare sulla nave di Capitan Flint. La stazione rapida, se vi ricordate, è proprio qui, a due passi. Clayton alle spalle, giriamo leggermente verso destra e dirigiamoci velocemente verso di essa. Destinazione Southern Shelf. Probabilmente ricordate, è la location in cui avete incontrato per la prima volta Sir Armerlock e dove avete fatto riparare da lui Claptrap, mancante del suo occhio, recuperato da Knuckle Dracker. Beh, da qui in avanti la strada è praticamente tutta dritta, come vedrete tra pochi secondi sulla cartina. Per cui mi vedrete accelerare spesso, soffermando soltanto a quei punti della location in cui c'è qualche cosa di interessante. Ed anche in questo caso, come per l'arma dei tori, qui sul percorso che porta lo scudo c'è un'altra ghiotta possibilità di quel che di nuovo mi ha cambiato la vita come giocatore. Perché è abbastanza facile ottenere dai due mini boss Boom Boom View, che adesso dovremo di nuovo superare uccidendo, dicevo, abbastanza facile ottenere una granata leggendaria molto potente, il bonus pack. Un facile trucco per far fuori soprattutto quello dei due che pilota la grande Bertha, eccola qua, che tira delle randellate notevoli e che rappresenta una sfida a qualunque livello, è evocare i due senza entrare veramente nell'arena di gioco, dalla quale poi non è possibile uscire perché c'è un salto che diventerebbe all'indietro insuperabile. O quasi, perché in realtà si potrebbe andare sulle palizzate e ritornare giù. Qui però diventa un po' lungo. È questo buco qua, vedete? Da questo foro, almeno col Gunslinger ce la si fa, forse con qualche altro personaggio più alto, top, per una volta essere bassi è un po' un vantaggio. Si riesce con un cecchino, fucile da cecchino. Ecco intanto che sto cominciando a proporre il primo dei due. E ora sto facendo attenzione su quello che sta pilotando la Big Bertha. Mi metto di qui, tranquillo. Il cannone martella, ma noi siamo al sicuro dietro questo riparo. È solo una questione di metterci 2 minuti invece che 20, a seconda della potenza del fucile, del duplice cecchino che abbiamo. Qua consiglio, essendoci in mezzo degli scudi, chiaramente un'arma elettrica. E con il Gunslinger non è neanche un problema finire le munizioni, perché basta appunto gunslingare e vedersele ricaricare. Una volta fatto fuori quello alla Big Bertha, potete tranquillamente scendere nell'arena di battaglia, perché non risulta una grande sfida far fuori l'altro piccoletto. Ed è qui che tra l'uno e l'altro, ripetendo, io non ci ho messo molte volte, e durante la mia tra virgolette carriera mi è capitato di ottenere parecchie volte quella granata leggendaria, magari con varianti leggermente diverse. Dicevo, vale la pena, e dopo poche volte probabilmente riuscirete anche voi a ottenere questo bel regalino. Gran danno e si cerca automaticamente i nemici dopo averla lanciata. È fantastico. A volte un po' pericolosa, non lanciatela magari in un ambiente chiuso perché rischiate di accoppare voi stessi. Non è rimasta viva neppure una mosca. Dirigiamoci verso Flint. E poiché l'area che dovremo adesso attraversare, sempre dritto, vicinissimo, e canzecchiamo ogni tanto per correre più veloci, soprattutto se siamo equipaggiati con uno dei mod che aumenta la skill stimolo.
Dicevo, siccome è abbastanza popolata di cattivi, per sveltire le cose mi sono fatto venire ad aiutare dal mio fratellino, il me stesso, già ben più corazzato. Solo per il fatto che, ad esempio, è già a livello 61, il nuovo massimo per il level cap. Quindi vado avanti lui, che mi spazza un po' la strada. E intanto che il video scorre, ne approfitto per ricordarvi che, in ogni caso, il bonus pack, essendo un'arma Torg, come la simpatica pistoletta che sto usando, la Double Penetrating Unkempt Herald, li potete acquistare come oggetti anche, avendo però il DLC della campagna Massacro Torg, dalle macchine rivenditrici di armi speciali, che si pagano in gettoni Torg, come vi spiegherò, e quindi sono alla portata praticamente di tutti, con qualche piccolo sacrificio in più, quei 10 euro grosso modo per l'acquisto del DLC, che è anche un discreto e divertente DLC che vi consiglio. Oh, il secondo me stesso ha fatto un buon lavoro, ho la strada spianata, lo raggiungo in un punto dal quale vi mostrerò come altro piccolo, chiamarlo trucco forse troppo, piccolo stratagemma per far fuori dalla distanza senza rischiare troppo Capitan Flint, cosa utilissima se non avete armi potenti o avete il personaggio comunque un pochino debole. Ricordatevi di non usare, come io maldestramente ho fatto in un video precedente in co-op, un'arma incendiaria, perché è particolarmente resistente proprio quel tipo di elemento, il fuoco, il nostro bravo Capitan Flint. E addirittura quando si illumina e illumina tutto, è finito, sarà spostato, eccolo qua, vedete, quando si illumina in quel modo lì, praticamente se lo colpite con un'arma incendiaria addirittura gli andate a curare la salute invece di indebolirlo. Flint stesso può valer la pena di ucciderlo più e più volte finché rilascia con una buona probabilità un oggetto blu interessante, anche se non eccezionale, il Tinderbox, che è un'arma con un'alta probabilità di potere elementale fuoco. Oppure, molto più raramente, un'arma invece molto interessante, che è il Thunderbolt Fist, che esiste in versione elementale elettrica, che è un'arma molto potente, soprattutto nella variante Binary. Ok, però, oggi però non siamo alla ricerca di oggetti rari, difficili, ma di quelli semplici, per cui eventualmente ci ritorneremo. Ora accelero un pochetto perché, vabbè, prima o poi, immaginare, ce la farò a farlo fuori. Ok, acceleriamo un pochetto, come dicevo. Tra un po' mi vedrete anche cedere la tentazione di far pestare Flint dal mio fratello maggiore, che poi provvederà a completare la liberazione della strada che porta fino su ai punti alti della nave, dove troveremo tutto il necessario per procedere al sacrificio del nostro fiammifero. Questa è una parte solo noiosa, ma non comporta di per sé rischi elevati. Sì, qualche volta si muove, ma nulla, nulla di che. Bene, sto andando rapidamente verso i piani alti della nave, punti principali. Qualche piccolo cambio d'arma. Texas Striker è uno shotgun fantastico, perché ha la potenza di un shotgun e la precisione quasi, non dico di un cecchino, di un fucile da cecchino, ma certamente molto elevato. Ed ha anche un ratio di fuoco, una cadenza di fuoco notevolissima. Va bene, sono passato direttamente al punto in cui con il giocatore che ha iniziato la missione è sul ponte superiore, si va a destra, saltate sulla nave a destra, quindi, fino a salire fin qui. Basta seguire anche il segnalino indicatore della missione. Sto arrivando!
Il tempo è vicino. In pratica abbiamo sospeso ad una catena, poi lo si vedrà, il nostro fiammifero. Questa è la barra che dovremo tirare, e la barra, scusate, la leva da tirare quando però sarà attiva. Adesso era rossa, quindi aspettiamo ancora un pochettino. Ecco che la missione è stata attivata e adesso è verde e la possiamo tirare. Eccolo là in alto, il povero fiammifero, pronto al suo destino. Entro pochi secondi saremo pronti alla consegna e al completamento di questa penultima missione. Tornati di gran carriera all'inizio, a Liarberg, dove grazie alla stazione rapida torneremo al Frostburn Canyon dal nostro paziente Clayton, inceneritore Clayton. Eccoci arrivati. Ormai la strada la conoscete a memoria, potreste farla anche ad occhi chiusi, immagino. E Clayton è sempre lì ad aspettare ciò che aveva chiesto. Ecco qua, signor Clayton. Benissimo. Beccate la ricompensa e attivate l'ultimo sottobiettivo prima di ritornare alla missione secondaria nella sua parte principale. Dovreste avere ancora con voi l'arma incendiaria utilizzata nel primo sottobiettivo, quello delle ceneri. Si tratta, ecco qua il primo, di incendiare tre effigi. Sono solo tre. O potrebbe essere un barbecue. Orientatevi, adesso probabilmente mostrerò anche la mappa aperta, okay? Comunque è abbastanza facile, non sono così male. In ogni caso, giù, date dritto verso l'effigie, saltate nel canalone è possibile sbagliare, l'effigie è là in fondo. Forse conviene fare un po' di piazza pulita prima di avventurarsi, ma sì, dai, cecchiniamo un po'. E via. Sto usando la tua pelle in pasto al mio pappagallo. Pitchfork. Poi qualche sorpresina però è sempre dietro l'angolo. Vaffanculo, bro! Super duro, che comunque una sfida da non sottovalutare. Ma intanto ho una scusa per mostrarvi quando lo scudo DB è carico cosa posso fare con una coppia di Lasco, l'arma del toro trovata nel precedente video. Bene, si può procedere. C'è ancora qualche cattivone sulla strada, ma non c'è speranza, quindi è l'arma dei tori. Ok, ad occhio dovremmo esserci. Andiamo un po' a vedere dov'è l'effigie. E là in alto che ci sta guardando, eccola lì. Possiamo anche incendiarla da qui, sapete, senza necessariamente andarci a cercare altri guai. Perfetto. Quando due su tre. L'incendio sarà terminato, riceveremo la nostra ricompensa al seno in fuoco. Gatto di aquila di fuoco. Si ritorna indietro, là dove avevamo trovato bruciore, per intenderci, quindi rispetto a Clayton ce l'abbiamo alle spalle, a sinistra ci sarebbe la stazione di spostamento, noi saliamo verso destra, proprio come abbiamo fatto andando a cercare, come dicevo, bruciore. Ecco qui, subito, l'ultima effigie pronta per essere abbrustolita. Voilà. Le preparazioni sono terminate! Tornate a me! Oh, cominciamo a vedere la fine del tunnel. Umano. Ultimo, okay, passaggio. Sembra piuttosto malvagio. Localizzare questo incendio. Specie di incendio. Se c'è di mezzo un sacrificio. Male, attenzione, seguite bene sulla mappa perché dobbiamo fare un giro un po' lungo. Non fatevi ingannare,
Sembrerebbe che ci possa arrivare per vie più brevi, ma c'è poco da fare. Bisogna scendere là dove avevamo incendiato la seconda effigie, quindi torno indietro, imboccare una grotta e fare un giro. Oh, magari qualcuno potrà smentirmi dicendo no, guarda, è sbagliato, dovevi andare. Ok, siamo ritornati qui. Alla sinistra c'è il campo di Clayton. Scendiamo giù nel canalone. Più avanti, più o meno a metà della questa specie di valletta, c'è un ingresso sulla destra di una grotta, è da imboccare, dovremo combattere un pochetto. Ecco, questo è il secondo modo per raggiungere il Lascaux, l'arma dei tori. Là in fondo, andando a sinistra, si vedono i laghetti azzurrini. Bene, procedendo là in fondo troveremo Dovresti ancora il laghetto, scappare. con dentro l'arma, pronta ad aspettarci tutte le volte che vogliamo. Noi invece pieghiamo verso destra. Adesso bene, mi sono liberato di questi inconvenienti. Ah, ammazza, questo qui però non ci voleva, è un 51, non si scherza. Ritorno un po' indietro per posizionarmi un po' meglio, più che altro per riuscire intanto a sfruttare il fatto che i cattivi se le danno tra di loro. E da qui, sfruttando l'arma dei tori, rapido e indolore, quasi. Trombetta, occhio. Via. Adesso sto avanzando, uccido la cecchina ovviamente. Beh, diciamo che accelero un pochetto perché altrimenti diventa un po' noioso per voi. Nella grotta si tratta sostanzialmente, una volta entrati, di tenere sempre a destra, sono un po' retrocesso. Ok, strada pulita, sinistra si va alla Lascaux, seguite la freccia, destra, ecco qua la mappa, fermiamo un attimino qua, vale la pena. In fondo alla grotta, ancora a destra, magari schivando i cattivoni presenti. Oh, non sento come si fa. Bisognava forse mettersi a correre, ganzergando, e tagliarli fuori. Vabbè. Attenzione, è che dopo le scale, che tra un po', appena questi due tipi qua ci ritroveremo a salire, ci verranno incontro due super duri piuttosto rognosi, quindi preparatevi, mi vedrete a darte, aspettare la ricarica dello scudo per avere il B in azione, vi sto aspettando qualche secondo, magari se potete rifornitevi di munizioni, adesso lo faccio anch'io, in particolare le granate non fanno mai male. E poi, ancora aspettando che si ricarichi anche l'abilità del Ganzerker, perché avrò bisogno di tutta la potenza di fuoco. Sta spuntando un puntino rosso, ma questo non ci preoccupa. Ciao. Ci siamo quasi. Oh, ora sono armato e pericoloso. Andiamo. Qui sostanzialmente poi si tratterà di andare sempre dritto fino al sacrificio umano, fino all'incendio. Eccolo qua, questo è tosto. Perché se si smette tanto a farlo fuori con B, doppio la scopa, deve immaginare più bomba, e questo è il suo fratellino. Sì, spesso non potrà pure retrocedere sulle scale, anche perché ormai il B, essendo solo parzialmente scarico, non mi aiuta più. Sono anche senza munizioni, vediamo se riuscirò a cavarmela. Penso di sì, perché dovessi andare in lotta per la vita, la sua barra energia è già abbastanza ridotta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vediamo se riesco a scastrarci. Oh, ecco, proprio nel punto sbagliato sono saltato. No, dai, gira, 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 di qui non ce la fai, torna indietro. Ok. Ok, la strada è libera. A questo punto accelero ancora un po' il video.
po' di munizioni e poi via. Sempre dritto. Fate fuori tutto quello che trovate sulla strada. Ragni. E gli altri ostili. Un po' lungo, un po' noioso, ma tranquillo. In fondo, ricorderete forse che è la strada che vi ha portato ad Aquila di Fuoco, proprio nelle fasi iniziali del gioco. Troverete un bel focarello e Cleto che ci aspetta. La bara verde ci indica che per il momento è ancora nostro amico. Ok, avviciniamoci. Scatterà un obiettivo con una leva da tirare. Eccola lì, la leva, basta seguire l'indicatore dell'obiettivo. Ecco, mi è sfuggito il momento. Adesso mi tocca farmi randellare un po' dai nemici. Dai che ce la faccio. Benissimo. A questo punto c'era l'intervento della dea Lilith, che potrà riportare col teletrasporto gli ostaggi che stavano per essere sacrificati. Vedete là la cassa sospesa. A quel punto Clayton si arrabbia e l'obiettivo che mi verrà assegnato da Lilith è appunto quello di far fuori Clayton e tutti i suoi segaci. Fatto questo, potremo tornare a Sanctuary a ritirare la nostra agognata ricompensa. Tu nel frattempo punisci questi stronzi. Se avete dubbi nel localizzare i seguaci, guardate sempre la mappa, che c'è l'indicatore con il pallino. Su questo dovreste anche saperne la cavare. Rivediamoci quindi a Sanctuary. Basta tornare indietro, ovviamente, prendere la stazione rapida di spostamento e ritornare da Lilith. E adesso? Eccoci qui, gran finale. Consegniamo e becchiamoci finalmente il nostro Flame of the Fairwalk. Lo sostituisco al B e andiamo subito a farci un giretto e poi possiamo dire che il video è concluso, perché sta diventando veramente un po' lunghetto. Sto per dirigermi al Tundra Express Farmhouse, ma può andare bene anche il Caustic Caverns o comunque una locazione con un po' di nemici che compaiono tutti insieme. Meglio se si viene un po' accerchiati, che è appunto quello che succede qua nel farmhouse. Ci sono, lo sapete benissimo penso, i Varkid, che non si faranno pregare due volte a venirmi a fare una visitina. Noterete ora che lo scudo è completamente carico, e quando verrà danneggiato fino all'azzeramento scatteranno le nove che dureranno, vedete, 1, 2, 3, fino all'inizio del momento della ricarica. Ecco perché è meglio non mettere equipaggiamento che accelera e anticipa il momento della ricarica dello scudo, altrimenti andremo a vanificare la durata per la quale vengono rilasciate le potentissime nove incendiarie. Per poter usufruire una seconda volta di quelle mega nove, dobbiamo dare il tempo allo scudo e la possibilità, quindi è meglio che vada un po' fuori un attimino dai guai, di ricaricarsi completamente. Scappo un po', vediamo un po' se ci riesco. Qui di sotto, quando si esce dall'area, poi ti lasciano un po' stare vicino al laghetto. Giretto tipo ok, ancora un attimo. Ok, secondo giro di 9. È particolarmente utile quando ci sono molti personaggi che non hanno armi strapotenti, ma vengono per menarvi, insomma, con attacchi rissa. Oh, ok, vedete, una bestia. Tenete conto che un Varkid duro è un avversario eccezionale, quindi anche se non l'abbiamo fatto fuori con la stessa facilità degli altri, l'abbiamo danneggiato non poco. Ben lo sa chi ha combattuto con questi mostri. Ok, non c'è nient'altro da dire. Finalmente abbiamo non proprio un'arma, ma comunque un oggetto leggendario
e ci protegge molto bene e ha anche un comportamento da arma quando rilascia le nove. Nel prossimo video, la terza parte, vedremo come fare il farming, cioè ottenere, uccidendo ripetutamente un personaggio, lo scudo di B che mi avete visto usare in precedenza. E a seguire, per chi ha il DLC della campagna Massacro Torg, che io consiglio insieme agli altri, tutte le posizioni delle macchine distributrici di armi della Torg, presso le quali sarà possibile acquistare, quindi a colpo sicuro, certo con un po' di tempo, perché è necessario far su dei gettoni Torg vincendo le risse nel bar di Pit. Vi darò qualche consiglio per velocizzare un pochino la cosa. E poi un bel trucco con il quale potremo, una volta raggiunta la quantità minima di gettoni per acquistare un'arma, comprarcele tutte senza spendere manco un gettone. Notevole. E non dimentichiamoci che tra queste armi c'è la mitica Double Penetrating Unkempt Herald, che è una tra, se non la più potente, tra le più potenti pistole dell'intero gioco, e anzi di tutte le armi, probabilmente eccetto i lanciarazzi. Ma è ancora da vedere, perché il lanciarazzi spara pochi colpi molto potenti. La Herald arriva a sparare anche una ventina di proiettili che a loro volta si diramano in sottoproiettili, e questa è la felicità del B. Perché, a differenza degli shotgun come la Conference Call, che hanno ricevuto una riduzione notevole con un hotfix e ora un update della loro potenza, perché ogni proiettile divide la potenza del B e la condivide con tutti gli altri, per armi come la Double Penetrating o anche la semplice non Double Unkempt Herald, questo non accade. Quando il proiettile si sdoppia, striplica e anche più in tanti altri, ciascun proiettile di questo tipo riceve ciascuno l'amplificazione prevista per il B, e questo è letteralmente devastante. Ma prima dobbiamo trovarcelo questo B, e quindi vi do appuntamento alla terza parte, che penso che sarà anche l'ultima, di questa miniserie sulle armi leggendarie più utili e più facilmente ottenibili anche da personaggi non super.